Ragazzi, benvenuti in questo mio video. Oggi c'è poco da parlare, ma siccome non so che cosa devo fare, ho deciso di parlare un po' di me, della Juventus. Oggi c'è stata la presentazione di Romolo. Si vede che il ragazzo ha tanta voglia di vincere e credo che farà bene, perché si può fare sia bene in panchina che anche come titolare. Se poi Lichtsteiner deciderebbe di partire, sarebbe un buon rinforzo. Lichtsteiner e Romolo, scusate, vediamo cosa si può fare. Io spero che Lichtsteiner resti comunque. Allora, per quelli che pensano che Eto'o venga alla Juve, ragazzi, parole di Marotta, di Pepe Marotta, Eto'o alla Juve non viene perché non è un giocatore da Juventus, non è un giocatore che è nei piani di Allegri. Perciò chi crede che Eto'o verrà alla Juve se lo dimentica, non viene. La Juve sta cercando ora come solo un attaccante, un difensore per finire il calciomercato. Il sogno di tutti noi sarebbe o un Lavezzi o un Pastore. Lavezzi credo si potrebbe fare l'affare perché costa 18 milioni qui, però si potrebbero arrivare anche a 15, perché per adesso con l'arrivo poi di De Maria al PSG Lavezzi è un po', penso sarebbe un po' chiuso, perciò si potrebbe anche trattare per Lavezzi da 15 o 18 milioni. Credo sì, sono una bella cifra, però si potrebbe trattare, perché se Lavezzi di Napoli o Lavezzi dei primi mesi del Paris Saint-Germain, sarebbe un perfetto giocatore. Perciò tentiamo, ma non ci credo, guardate, non ci sono più i sogni. Comunque dai, il calciomercato della Juventus per adesso è, per me è buono. Pereira è un buon giocatore, Romolo tutto da scoprire, Morata campione d'Europa in carica con Real Madrid, Evra lo conoscete tutti, è un grande giocatore. Ora si aspetta questo difensore che credo sia fra Nastic o Savic. Io preferirei Nastic, è più esperto di Savic, cioè preferirei Nastic. Poi per l'attacco sanno tutti, la Juve è concentrata fra Lavezzi, Pastore e altri giocatori. Ma poi io dico Lavezzi si potrebbe anche chiudere a fare facilmente 18 milioni o 15, però c'è l'affare del conguaglio che mi sembra che vuole 4-5 milioni di euro l'anno. Giustamente la Juve non si può permettere, e onestamente neanche io glieli davo. Se poi ti fa un rendimento scarso e perdi pure i soldi, l'ingaggio, vediamo. Se sì, magari se si riduce il contratto da 5 arriva a 2,5 massimo 3, potrebbe essere un affare che si potrebbe anche chiudere nelle prossime ore. Non sto dicendo che viene Lavezzi, io ho un mio pensiero e vorrei Lavezzi alla Juventus. Per adesso vedo molto scetticismo su Allegri e speriamo che vi sbagliate, perché quel povero Renato ci sta mettendo tanta tanta voglia di far giocare la Juve. Poi mi sono piaciute le parole sia di Romolo che di Evra nelle conferenze stampa, dove hanno voglia di vincere. Già quando tu becchi questi giocatori che hanno tanta voglia di vincere, ti viene più voglia di fare per la squadra, ti viene più voglia di vedere le partite, perché sono giocatori che vogliono vincere e i giocatori sentono che non vogliono giocare più, se ne vanno. Ora, Arturo Vidal è un nuovo entry, non si sa se resta o rimane. I dirigenti della Juventus, i tifosi della Juventus, sono sicuri che rimane. Però poi vai nel sito del Manchester e danno scelto che Vidal è del Manchester. Noi ora a chi dobbiamo credere? Io spero che il buon Arturo, vedendo l'amore che abbiamo verso di lui, si lascia e non si muove dalla Juventus. Anche se sarà difficile trattenerlo, perché è un giocatore che sente, vuole vincere, vuole fare bene, ma io lo terrei a tutti i costi Vidal, perché vendere Vidal, come si può dire, è perdere, smantellare mezza squadra, smantellare tutto di quello che buono è stato fatto. Perciò se dobbiamo vendere Vidal, pensiamoci più volte, perché sto rispondendo in diretta.
Perciò vendere Vidal è come perdere qualcosa. Vediamo, guardate i rigori. Avete visto? Oppure guardate questo coro. Arturo Vidal, tutti i tifosi lo vogliono, tutto lo stadio vuole che Arturo Vidal resta alla Juventus, perciò penso che deve rimanere. Scusate, perché in diretta sto facendo in diretta live. Avete sentito Arturo Vidal a Leo, oppure ieri al Cesena hanno cantato Arturo Vidal deve rimanere, non vedete. Oppure ieri a Cesena hanno detto Vidal deve rimanere, non vedete Vidal, perciò speriamo che non lo vendano. Ora volevo dire solo questo, che mi è piaciuto Romolo, quello che ha detto, mi è piaciuta anche l'intervista di Pereira, vedo questi quattro giocatori molto motivati, speriamo di fare un buon campionato e ragazzi, credeteci, credo che la Juve farà un buon campionato e lo farà veramente. Ora vi saluto, se il video vi è piaciuto pollicione in su, se non vi è piaciuto pollicione in giù. E cosa devo dire? Voglio salutare un paio di amici dove voglio che vi iscrivete. Ultimo Baluardo, è un grandissimo amico mio, un gran tifoso con le palle come dico sempre. E ora voglio salutare un grandissimo amico mio, quello che ho conosciuto prima di tutti, si chiama Gabriele Simone, iscrivetevi al suo canale, Gabriele Simone, e su pagina di Facebook, Gobbo il Gobbo, iscrivetevi a questi canali, perché veramente sono due canali, veramente molto molto bravi, dove fanno i video molto eccezionali, specialmente, sono diversi da loro, perché l'ultimo Baluardo si basa molto sulla tifoseria, sulla società, invece Gabriele si basa sul calciomercato, in due sono dei grandissimi youtuber e meritano tanto, veramente meritano tanto, anzi meritano molto di più di quello che fanno, perché montano e fanno dei video stupendi con la Juve, per la Juve si vede che la Juve la amano sul serio, perciò un bacione a loro due che piano piano stiamo diventando grandi amici, spero che anche loro mi considerino un amico loro. Spero veramente, perché io li considero come due fratelli, perché veramente mi stanno aiutando tanto a crescere, mi stanno aiutando a montare, diciamo, video, a dire quello che devo dire, perché prima mi impampinavo un po' con le parole, ora grazie sia a Gabriele che a Baluardo mi sto imparando molto. Ora con questo saluto, vi saluto a tutti, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Gianni Corbo Pazzo Juventino e iscrivetevi soprattutto al mio canale, a quei canali che ho detto prima, Gabriele Simone e l'ultimo baluardo. Come dico sempre, come dice l'amico mio Gabriele, forse solo Juventus, milanista, interista, chi molla, mai mollare la Juventus. Si deve fare sempre nel bene e nel male. Non si vince e si perde. Nel bene e nel male si deve fare sempre Juventus. Un bacione a tutti. E interista chi lascia la squadra nei momenti di difficoltà. Un saluto a tutti e forza Juve.